A meno di ultime sorprese, l'ANCE sarebbe vicina a riconvocare nuove elezioni, previo un consiglio, dopo che erano state sospese, avrebbero dovuto svolgersi lo scorso 3 luglio, a causa della richiesta di un associato di verifica dell'idoneità di uno dei candidati ai probiviri nazionali. La svolta sarebbe determinata dal fatto che i probiviri provinciali, a seguito delle verifiche dei nazionali sulla documentazione, avrebbero confermato le due candidature alla successione del presidente Adolfo Cicchetti, che sono rappresentate, come è ben noto, dagli imprenditori aquilani Eliseo Giannini e Marino Serpetti. I probiviri locali, come si ricorderà, avevano dato l'ok alle candidature prima della segnalazione. Le acque però sarebbero tutt'altro che calme e le bocche sono cucite ed è evidente dopo ciò che è accaduto. L'immagine dell'ANCE non è mai stata messa in discussione, ha sempre sostenuto il presidente Cicchetti, che aveva deciso per la sospensione, che non era un obbligo, aveva scritto, rimandando però al codice etico associativo e affinché tutto fosse fatto nella massima trasparenza. Da tempo però, o almeno questo dicono i ben informati, si respirava un'aria tesa in seno all'ANCE e la carica di nuovo presidente è del resto molto ambita dal momento che c'è in ballo il rush finale della ricostruzione. Fatto sta che ora la situazione sembra ad una svolta, a meno di altri colpi di scena. Dal canto suo il presidente Cicchetti ha sempre ribadito la fiducia della macchina organizzativa. I probiviri nazionali ovviamente dopo la segnalazione hanno voluto carte e documenti per valutare la situazione, a quanto pare insorta per una vecchia condanna di uno dei due passata in giudicato, ma l'ok dei provinciali darebbe là ad una nuova convocazione e dunque alle elezioni.